Carissime ascoltatrici e gentili ascoltatori, buongiorno. È Massimo Andellini che vi parla in diretta alle ore 13.04 del 14 aprile 2015 dagli studi di Radio Città Aperta, 88.9 modulazione di frequenza. Per ascoltarci in diretta, www.radiocittaperta.it in streaming. Se volete potete anche chiamarci, perché la trasmissione accetta ovviamente i contributi dall'esterno, 06 43 93 512. Allora, oggi ho con me in studio tre amici, e diciamo subito: Mario Donati, amico e sostenitore di Accademia della Libertà, di Giorgio Vitali, che è qui per noi. Eccoci qua, siamo tutti pronti. E Claudia Marini, che vi saluta. Buongiorno a tutti. Claudia Marini è presidente di ArteH Progettare. Giorgio Vitali invece è membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Unione Vegetariana Animalista, nonché anche membro del Comitato Tecnico Scientifico Etico dell'ArteH Progettare, e nonché presidente dell'InforQuadri. Allora, chiederemo oggi a Giorgio molte cose, perché è stato oggi ad un convegno che per il momento presentiamo. Voglio fare vedere, facciamo ecco. Vedere. Che stiamo facendo per chi vuol vedere. Sì, una ripresa che poi andrà su Facebook esclusivamente di Giorgio Vitali, naturalmente non di altri e di altre situazioni. Allora, Allora voglio dire subito, perché è importantissimo, tu poi dirai altre cose relative anche allo sconcio di quella propaganda televisiva di McDonald's, sì, che sulla quale noi dobbiamo, sì, dire assolutamente, e contro la quale, per nostra fortuna, ha già preso posizione il movimento dei grillini. Allora, oggi è in corso un convegno importantissimo presso l'aula delle conferenze del CNR, qui di Roma, dedicato al piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, coordinamento, ricerca e innovazione. Ora, questo è un aspetto importantissimo, perché è innovativo. Dopo decenni di critiche più o meno salaci nei confronti dell'uso spropositato, smodato, irrazionale, delinquenziale di prodotti fitosanitari, finalmente qualcuno si è reso conto, ma sull'onda anche di ciò che sta avvenendo in altri paesi, anche in Europa, che bisogna creare una struttura capace di valutare sta roba. Finalmente hanno incominciato a studiarci sopra, ci sono stati molti gruppi di studio, ed è stato elaborato intanto un progetto di base su come intervenire in questi fattori. Allora, questo lo dobbiamo leggere in modo tale che i nostri amici sappiano di che si tratta. Cosa prevede il piano di azione nazionale? Allora, si tratta di 10 punti. E il tutto ovviamente avviene, è chiaro, attraverso poi delle commissioni che dovranno affrontare queste cose. Ecco, diciamo, ma intanto il piano c'è. Stringiamo questi 10 punti. Esattamente. Assicurare una capillare e sistematica azione di formazione per gli operatori, utilizzatori dei prodotti fitosanitari, venditori e consulenti. E siamo già indietro, cari signori. Siamo molto indietro. Soprattutto rispetto alle industrie chimiche. Leggiamo i punti e poi faremo. Garantire l'informazione della popolazione circa i potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari. Siete indietro di circa un secolo, ma comunque ci siete arrivati. Poi c'ho un'esperienza io. Assicurare un'azione di controllo, regolazione e manutenzione periodica delle macchine irrotatrici. Prevedere il divieto dell'irrorazione aerea salvo deroghe in casi specifici. Cosa c'è? Cos'è il caso specifico? L'invasione delle cavallette. Cos'è il caso specifico? E mi ricorda quel bellissimo film di Hitchcock, sì, c'è quell'aereo che irrora e che invece doveva uccidere l'attore. Cary Grant, per la precisione. Cary Grant, sì, benissimo. Sì, andiamo avanti, perché prevedere linee guida per la protezione dei corpi idrici e delle aree a elevata valenza ambientale, aree naturali protette, aree Natura 2000. Assicurare che le operazioni di manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti fitosanitari
e dei loro contenitori sia correttamente eseguita. Se vanno avanti con la maniera con cui sono andati avanti fino adesso, insegna ad esempio il caso di Riano Flaminio, di Piana Perina di Riano Flaminio, che resta ancora lì dove ci sono stati depositati per 20 anni prodotti di vario genere, compresi quelli fitosanitari. Garantire una difesa delle colture con un basso apporto di prodotti fitosanitari, difesa fitosanitaria integrata, favorire un incremento delle superfici agrarie condotte con il metodo dell'agricoltura biologica, e qui vorrei far vedere un dépliant che è stato distribuito al convegno e che è piuttosto interessante, finalmente si parla anche di queste cose. E infine definire indicatori utili per valutare l'efficacia delle azioni poste in essere con il piano. Quindi diciamo che la conclusione, quella di creare indicatori utili, mi sembra che sia la cosa più importante in assoluto. Quello che dovevo dire l'ho detto. Ecco, allora io vorrei dire che a fronte di questa cosa immediatamente bisognerebbe mettere in atto la produzione di compost ammendante agricolo di prima qualità attraverso tutte le quantità enormi di residui organici vegetali che vengono prodotti dalle città. Se tutti questi residui venissero convogliati in zone di compostaggio, noi avremmo tanto compost che potrebbe essere utilizzato tranquillamente al posto di tutti i fitofarmaci. È quello che l'industria non vuole. Esattamente quello che l'industria non vuole, e chiaramente non esiste nessuna politica nazionale, ma neanche locale, a tal senso. A livello locale, io so che da noi in Romagna, ad esempio, c'è una separazione netta e i cittadini ubbidiscono. Quindi la raccolta differenziata c'è, e per ogni luogo di raccolta differenziata c'è anche il piccolo contenitore di prodotti organici, i residui dell'alimentazione oppure della lavorazione della frutta e verdura. Come Unione Vegetariana Animalista facemmo un progetto che presentammo al Comune di Roma qualche anno fa, in cui si prevedeva di fare una raccolta di tutti i rifiuti biologici, organici, vegetali dalle mense scolastiche del decimo municipio, allora decimo municipio, per poter trasferire in una zona di compostaggio da realizzare una zona morta del parco dell'acquedotto, dell'acquedotto appunto quello che sta a Cinecittà, e naturalmente questo progetto non fu assolutamente preso in nessuna considerazione, perché naturalmente non avevamo i santi in paradiso. Però ecco, la via è questa, cioè... No, ma chi aveva i santi in paradiso non ha fatto niente lo stesso, naturalmente, no? Non ha fatto niente lo stesso in questo senso, è un fattore senso di cultura, capito? Appunto, quindi però voglio dire, rispetto a questi punti, cosa si è discusso oggi? Quali sono stati gli interventi principali? Oggi è un convegno che è in corso adesso, durerà fino a stasera, ci sono stati moltissimi esponenti dei vari gruppi di lavoro, ricordiamo che si tratta sempre di gruppi di lavoro ufficiali, fortunatamente qui il privato non c'entra, e quindi a dimostrazione che c'è stata e continua a esserci una presa di coscienza che prima non c'era a livello di ufficialità. Chiaro che io presumo che lo zampino dell'industria ci sarà in maniera pesante, ma è importante che certi puntelli siano stati messi. Poi se la cittadinanza italiana non capisce nemmeno questo, io mi ricordo, tu hai citato quel caso, io mi ricordo che circa una ventina di anni prima della proposta che avevi fatto tu, io avevo creato una cooperativa di colleghi chimici nella previsione di andare a fare le verifiche, capito? Le verifiche all'interno della produzione e soprattutto della produzione agricola biologica, perché non si può parlare di agricoltura biologica se non c'è la verifica sul posto, no? Come niente fosse, cioè, abbiamo speso dei soldi, abbiamo investito delle energie, abbiamo investito e sprecato delle culture, e qui praticamente il discorso è caduto completamente nel vuoto. Voglio dire un'ultima cosa, ci sono alcuni quartieri, tra cui parlo qui di Roma, il villaggio olimpico, ci sono alcuni quartieri in cui sperimentalmente si fa la raccolta differenziata, e veramente differenziata, circostanziata, bene, i cittadini sono i primi a ignorarla completamente, così come mi hanno detto molti netturbini, i quali passavano a prendere i vari contenitori, i quali risultavano essere pieni
di cose molto diverse da quello che era previsto e scritto, ecco, sotto. Io, questa è la realtà dei fatti. Vorrei dire questo: naturalmente i rappresentanti che siedono negli scranni, diciamo così, del Parlamento, quelli che siedono negli scranni della regione, del comune, delle province, stanno lì perché qualcuno li ha votati. Allora è evidente che la qualità della rappresentanza politica e della qualità della rappresentanza dello Stato purtroppo riflette, no, quella che è, diciamo, la composizione organica dei cittadini. Però voglio dire anche che non è stato fatto nulla da parte delle istituzioni per dare trasparenza a questi esperimenti di raccolta differenziata. Ad esempio, non è stato fatto nessun tipo di educazione nelle scuole, nei cinema, nelle televisioni private e istituzionali per far vedere dove vanno questi potenziali ammendanti biologici, dove sono i siti di compostaggio, quanto viene, cioè l'informazione, la trasparenza non esiste. È come se tutte le nostre istituzioni non fossero una teca di cristallo, ma una teca di acciaio, una teca di piombo, dove non passano le radiazioni, i raggi X, e dove non si vede assolutamente niente. È chiaro che il cittadino, se non sa dove queste cose vanno a fare, già è di per sé sfiduciato in tutti gli organismi dello Stato. È chiaro che prende come una barzelletta, come un ulteriore modo di sperperare il denaro pubblico. Voglio dire, oggi la fiducia nello Stato, nella magistratura, è ai minimi livelli. A questo punto dico, volevo soltanto citare questa frase, poi non voglio parlarne perché potremmo andare incontro a polemiche o quant'altro anche peggiore, però dice un giornalista che si chiama Napolibera, sul sito Giustizia fai da te estremo rimedio, parla del compagno Palmiro Togliatti e diceva: quanto aveva ragione il compagno Palmiro Togliatti, il dirigente nazionale che si oppose sempre alla concessione di una franchigia, tra virgolette, alle toghe, la cosiddetta autonomia con relativo organo d'autogoverno, il nefando CSM che perseguita Nino Di Matteo perché persegue la verità sulla trattativa Stato-mafia che instaurò il presente regime. E tra virgolette, una frase di Palmiro Togliatti: se autonomi dallo Stato diventeranno ineluttabilmente sgherri del grande capitale, perché l'autonomia è un concetto astratto, non esiste in natura, dove la toga è sottoposta ad una inarrestabile pressione mediatica. Ed aggiungeva discorsivamente: il popolo perderà nelle toghe ogni fiducia e finirà per farsi giustizia da solo, non solo organicamente come mafia e camorra, ma anche individualmente, sarà la fine dello Stato di diritto. Ed è quello che è avvenuto regolarmente. E qui metto un punto, perché noi un conto è parlare di queste cose molto, molto pesanti, un conto è riferire una cosa che circola liberamente sul web, su internet, per cui ognuno può andarsi a vedere quello che c'è scritto. Un'altra cosa invece importante che vorremmo dire, che è legatissima al discorso dell'ambiente e via discorrendo, noi abbiamo McDonald's che praticamente è uno sponsor dell'Expo 2015 che si terrà a Milano. Ebbene, il McDonald's si è permesso di fare uno spot pubblicitario in cui una famiglia che sta mangiando, è uno spot infame. una pizza napoletana, a un certo punto si alza e dice: per carità, e va di fronte a mangiare da McDonald's, perché andare da McDonald's è meglio che mangiare la pizza italiana. Beh, noi diciamo che questa cosa è una cosa infame. Diciamo che fortunatamente c'è un Valeria Ciarambino, che è del Movimento 5 Stelle, ma questo naturalmente è semplicemente un inciso, che ha fatto, presenterà, dice il Movimento 5 Stelle, un ricorso all'Agcom per chiedere di oscurare lo spot di McDonald's, che prende di mira la pizza italiana. Il messaggio dello spot è che un fast food McDonald's, simbolo per eccellenza del junk food, cioè del cibo spazzatura, sia più buono della pizza, simbolo della cucina italiana e del mangiare bene. Non possiamo permettere che il McDonald's ridicolizzi il fiore all'occhiello e il simbolo della gastronomia italiana senza battere ciglio. Ritirare subito la sponsorizzazione di McDonald's da Expo 2015. Se McDonald's offende l'Italia, l'Italia può far benissimo a meno di McDonald's, a maggior ragione. Anzi, sarebbe meglio per tutti, certo, e per la salute di tutti i cittadini. Promuovere le eccellenze enogastronomiche e non certo il cibo da fast food. Cioè, il tema dell'Expo è nutrire il paese, non ingrassarlo. E quindi siamo i soli a difendere le nostre eccellenze. Valeria Ciarambino, candidata a presidente della regione Campana,
per campagna per il Movimento 5 Stelle. Ma poteva essere chiunque ad averlo detto, non lo citiamo per onore del vero, perché amiamo sempre fare riferimento a chi fa delle citazioni, in questo caso condivisibili. Il fatto di McDonald's è veramente, il fatto proprio che McDonald's sia uno sponsor dell'Expo 2015 è un fatto che veramente fa rivoltare lo stomaco. No, che sia lo sponsor di una progettualità legata strettamente a questo Expo 2015 che vuole obiettivamente rilanciare una peculiarità italiana. Non dobbiamo mai dimenticare che la cucina mediterranea, scoperta di recente da, da qualcuno d'oltreoceano, è una tradizione che si ricollega con la Università di Salerno, che era basata esclusivamente sulla dieta, cioè la medicina salernitana si basava esclusivamente sulla dieta. Quindi c'è una interconnessione strettissima tra dieta mediterranea e italianità, e la pizza è espressione più calda, più visiva e più apprezzata nel mondo della, di questa cosa. Allora noi ci mettiamo in un convegno di questo genere con la pubblicità. Ma poteva dire qualcosa, potevano dire qualcosa di diverso, no? Potevano fare una pubblicità di nicchia, potevano dire qualcosa. No, si sono messi contro la pizza. Cioè hanno svilito questa cosa, vergognoso. Noi diciamo che fanno schifo, va bene? Ecco, e a cominciare da quelli che hanno progettato questa tipologia di pubblicità. Bene, io vi ricordo che l'Italia appunto è un paese che è stato sottoposto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad una invasione anche mediatica, anche culturale, anche gastronomica da parte degli Stati Uniti, che hanno vinto la guerra, e che il modello, diciamo, italiano di dieta mediterranea, che sostanzialmente si basava su un largo uso di cereali e legumi e uno scarso, molto scarso uso di carne e di prodotti animali, è stato completamente stravolto, e questo modello ha portato nell'arco di 50 anni ad un incremento eccezionale di tutte quante le malattie. Tutte le malattie, dalle malattie più semplici c'è la l'ingrassamento stesso, l'ingrassamento innaturale stesso, esatto, dalla malattia, diciamo, che è semplice, del raffreddore, perché il raffreddore è legato alla capacità dell'organismo di reagire, diciamo così, agli agenti normali, ai microbi, ai batteri che normalmente sono nell'ambiente, sono dentro di noi, fino al cancro, fino alla cirrosi epatica, fino alle malattie che riguardano l'apparato osteomuscolare, no? Ricordiamo che la carenza di calcio nelle ossa è una delle malattie più gravi che ci possa essere. Ricordiamo che deriva esclusivamente dalla quantità enorme di cibi acidificanti, in primis la carne, il pesce, i derivati animali e poi l'abbondanza di zucchero, va bene? Questi sono i cibi che causano di più l'acidità dell'organismo e depauperano l'organismo dal calcio. Quindi la dieta mediterranea riusciva tutto sommato ad equilibrare un po', no? Le malattie normali. La dieta invece statunitense invece ha portato a una catastrofe alimentare che negli Stati Uniti è evidentissima. Negli Stati Uniti lo sanno tutti benissimo. Ci sono decine di migliaia di morti al mese per uso improprio dei farmaci da banco, non dice nessuno. E ci sono decine di migliaia di morti per troppa alimentazione, troppo grasso. Anzi, la percentuale degli infarti strettamente correlata con l'alimentazione carnea, con la massiccia alimentazione, infarti, ictus, fibrillazione, tutte queste manifestazioni sono strettamente legate proprio a un'alimentazione carnea, che poi tra l'altro il bello è questo: questa alimentazione carnea non è il frutto di una specifica cultura, è il frutto di allevamenti intensivi, trattati tra l'altro con ormoni, che è nato con l'Ottocento, col Far West dell'Ottocento. Prima gli americani non facevano così. Anche quella è stata l'irruzione di una tipologia alimentare a sostegno di una economia completamente balorda, perché per fare quelle cose non solo hanno rovinato le agricolture, ma a tutt'oggi ci sono in Montana, ad esempio, interi paesi, chiamiamole stati, che sono stati vittimizzati, di cui l'agricoltura è stata vittimizzata
no? Da queste enormi quantità di allevamenti, no? Di animali, che insomma non c'è nessuna ragione che ci siano. Bisogna anche lì ripristinare un'agricoltura il più possibile naturale. Vabbè, noi, e biologica. Noi lo diciamo da 470 puntate ed oltre, dal 1998. No, c'è Claudia Marie che voleva fare un piccolo intervento, però non so se da là riesce con la sua voce. Vuoi venire di qua? È più vicino, perché nello studio insomma. No, la voce potente di Giorgio Vitali. Ecco, appunto, io sto qua, vai tranquilla. Grazie. No, volevo solo aggiungere proprio una riga, no? Ma è importante, è stato già detto da Giorgio Vitali, i danni alla salute dei fitofarmaci, nello specifico. Sono ricchi di interferenti endocrini. Cosa vuol dire? Che fanno male ovviamente a tutta la popolazione, alterano il sistema endocrino, quindi si ingrassa più facilmente ma non si dimagrisce, cioè si viene intrappolato nelle cellule la sostanza benefica e seriamente, cioè praticamente l'organismo va verso un deterioramento notevole dal quale è veramente molto molto difficile tornare indietro, se non attraverso delle cure che ancora non sono, seppur riconosciute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono decisamente poco appoggiate, perché poco popolari, poco dell'Italia. E poi la terapia del tumore, no? Che il tumore, esatto. Che un bel momento ti danno delle sostanze cancerogene con la scusa che devono curare il tumore, penso di così, che cosa dobbiamo dire? Io voglio dire una cosa, no? Ci sono già da 30 anni degli studi fatti da un italiano, che è il professor Giancarlo Ugazio, ma non soltanto da lui, io lo cito perché l'ho conosciuto personalmente, 30 anni di studi negli Stati Uniti in cui sono state monitorate persone che abitavano in campagna e che da sane, quindi persone non geneticamente predisposte, da sane subivano dei danni gravissimi alla propria salute proprio per l'uso che poi col tempo è stato, diciamo, come dire, migliorato questo uso, l'uso proprio dei pesticidi, dei fitosanitari. Quindi abbiamo dei documenti in cui si può notare ormai che la respirazione, l'esposizione a queste sostanze può creare in moltissimi individui sulla popolazione danni fino alla paralisi. Non stiamo parlando di allergie, stiamo parlando di danni gravissimi. Io volevo concludere dicendo che personalmente mi sono, come delegata nazionale di alcune associazioni, tra cui il CSN e IN Onlus per le malattie ambientali, personalmente, perché non c'è altro da fare al momento, mi sono recata sui posti in cui le persone affette per esempio da sensibilità chimica multipla o gravemente allergiche a fitosanitari non venivano assolutamente rispettate, rischiavano di morire. Sono dovuta andare personalmente a parlare con le autorità locali, dal capo dei vigili urbani al sindaco, per salvargli la vita, perché non c'è ancora quel tessuto che ci dovrebbe essere per tutti. Mentre invece dal nord Europa il Karolinska Istituto di Stoccolma, cioè quello che consegna i premi Nobel, tramite il professor Walle Johansson, ci informa che già esistono edifici e aree adatte a tutti, compresi tutti i tipi di disabili, anche quelli ambientali. Chemical free, insomma. Chemical free. Chemical free. Insomma, tutti possono lavorare insieme e non ci stanno disabili incatenati per forza a casa, ma possono anche lavorare. No, come ci stiamo liberando, ci si dovrebbe essere già liberati dalle barriere architettoniche, noi auspichiamo che ci si liberi dalle barriere chimiche, da tutto quello che avvelena negli edifici pubblici, negli edifici privati le persone, a cominciare da un uso diverso di diverse tipologie di detersivi assolutamente anallergici che esistono in commercio. Le industrie possono sempre rinnovarsi in tal senso, non è che dobbiamo dire che le industrie devono chiudere, le industrie debbono rinnovarsi in tal senso, ma possono farlo, debbono essere gestite in modo diverso e debbono produrre cose che assolutamente non fanno male, ma che fanno bene, che migliorano la specie umana e migliorano la qualità del
della vita su questo pianeta di tutti gli esseri viventi, mentre invece oggi fanno esattamente l'opposto, cioè stanno condannando il pianeta ad una intossicazione che sta diventando sempre meno reversibile, fin tanto che non ci sarà più nulla da fare. Noi, il nostro compito, il nostro piccolo compito da questa radio è anche quello di allertare le coscienze, di far crescere la consapevolezza che è necessario ribellarsi a questa cosa, è necessario organizzarsi, è necessario soprattutto guardarsi allo specchio e cominciare dai propri comportamenti a fare diversamente. Facendo così noi potremo portare avanti la bandiera di un comportamento più attinente alla vita e non alla morte su questo pianeta, e potremo additare invece tutti coloro che non lo fanno, a cominciare dai nostri rappresentanti politici, se ancora vorremmo avere rappresentanti politici, e sicuramente li vorremmo avere solo e soltanto se saranno a favore della vita e non a favore della morte come sono adesso. E questa è una discriminante, credo che per i prossimi tempi, nell'immediato, dovrà essere proprio una barriera che divide tutti coloro che sono a favore della vita da tutti coloro che invece, come adesso, sono a favore della morte. Io credo che il nostro tempo sia, come si dice, stia spirando, mancano 30 secondi, se c'è Claudia che vuole da chiudere con un appello. No, io volevo fare un annuncio per una cosa che sta sostenendo Arte H. Rapidamente. Il 16, cioè giovedì, ci sarà un convegno sul cancro al seno, un convegno internazionale a Teatro Agorà, via della Penitenza 33, dalle ore 16 alle 19. Arte H sostiene tutte quelle attività che sul territorio sono rispettose per l'essere umano, e quindi sostiene anche questa cosa. Perfetto, io vi ringrazio Claudia Marini, ringrazio il nostro amico Mario Donati, ringrazio il dottor Giorgio Vitali, ringrazio la radio che ci ha dato come sempre questo grande spazio di libertà, gli ascoltatori e le ascoltatrici ovviamente, che devono poi portare avanti questo seme che noi stiamo gettando. Qualsiasi informazione che loro vogliono avere si può dare tranquillamente, quindi i nostri nomi girano su internet. Esatto. E si possono trovare facilmente. Perfetto, oltre 13:30, puntuali come un treno svizzero di una volta, ringraziamo la regia della radio, arrivederci a tutti e a tutte fra 15 giorni. Grazie, arrivederci.